Buongiorno, ho intenzione di incominciare oggi un viaggio con chi di voi lo desideri. Certo che se mi chiedo, ma chi te lo fa fare? Mi viene in mente un termine portoghese che dicevo, se te credo apparecer, vuoi in qualche modo lo fai per ego, no? Lo fai per mostrarti, per narcisismo. Chi lo sa? Chi lo sa? So che sento dentro una spinta a condividere, come immagino molti di voi. E che cosa è questa spinta, se non la tua anima che vuole, come direbbe Wilber, showing up, mostrarsi, mostrare ed esprimere, cioè se non la forza della creatività. Creatività, la coscienza, il flusso della coscienza, che funziona in ottica quantica, come ci dice Bonami, Goswami, è essenzialmente creativa. Quindi si vuole esprimere, si vuole mostrare, vuole produrre. La creazione, la manifestazione di sé è produzione, è creazione. No? Ora, che cosa di meglio della poesia? Poiesis vuol dire esattamente questo, produrre, fare, creare, mostrare, esprimere la propria anima. Per cui io condividerò con voi d'ora in poi la mia poiesis, le mie costruzioni. Io scrivo poesie da 16 anni e per lo più rimangono nel cassetto. Ho prodotto tre libri di poesia, ho anche partecipato ai festival di poesia con successo, però sembra che nessuno importi, no? La poesia è qualcosa che resta abbastanza relegata, mentre la poesia, a mio avviso, è l'essenza della nostra esperienza umana. La capacità di creare è all'essenza, è alla base dell'essere umano, è ciò che ci fa sentire vivi e connessi, o perlomeno a me fa sentire così. Quindi io amo la poesia, io posso definirmi un poeta della vita, anche la mia transgenetica stessa è la poesia. Quindi, d'ora in poi aspettatevi. Poesia. Poesia, cioè creatività. C'è una creatività sostanziale, fondamentale. È una creatività situazionale, potremmo dire. La creatività situazionale è quella che muove le cose all'interno di un contesto. Per esempio, stiamo facendo adesso, io sto parlando, quindi trasformo la creatività all'interno di un certo contesto di linguaggio rispetto alla poesia. E poi c'è la creatività fondamentale, che è quella che ci fa, potremmo dire, uscire dalle scatole, out of the box, quella che ci fa uscire da contesti e creare contesti nuovi. E questo mio tentativo è un tentativo di creare un contesto nuovo nell'ambito della relazione d'aiuto, nell'ambito di quel viaggio verso noi stessi, farlo riconoscendo l'importanza e il valore della metafora, l'importanza e il valore della poesia, l'importanza e il valore dell'essere costantemente creativi all'interno di questa modalità espressiva che non può essere lineare. Se noi vogliamo essere connessi con il sé o con il flusso creativo dell'esistenza, dobbiamo avere il coraggio di essere, di tollerare l'incertezza, di lasciare che dal vuoto le parole arrivino e di rinunciare ai concetti per aprire queste scatole, senza ovviamente negarli, ma aprire le scatole del concetto, della parola, all'interno della metafora, all'interno dell'analogia. Si dice che della via non puoi dire cosa sia, ma si può dire a cosa assomiglia. No? Ecco, a cosa assomiglia esprimere se stessi, se non lasciare che quel flusso creativo del logos crei bellezza. La bellezza salverà il mondo, diceva Dostoevskij. Ecco, cercherò di creare bellezza e mostrare bellezza
contribuire a fare sì che ciascuno di noi possa riconoscere la bellezza ed esprimerla. Alla prossima, quindi.